infatti oggi vi faccio vedere come preparare delle crepe. Saranno senza olio e senza burro, andremo a mettere soltanto un goccino di olio. Sono semplicissime e anche molto buone. Allora, iniziamo subito mettendo la farina in una ciotola. Farina bianca, ma potete anche fare le crepe con delle farine particolari a vostro piacimento, non so, di farro, kamut, ai cereali, quello che vi piace. E andiamo a mettere un pochino di latte. Ovviamente non andiamo a mettere tutti quanti i liquidi insieme, perché sennò potremmo formare dei grumi. Andiamo a mescolare poco alla volta. Il latte che sto mettendo in questo caso è di soia, però va bene qualsiasi latte, latte vaccino, latte di riso, se avete qualche intolleranza, anche qui scegliete voi. E mescoliamo. Andiamo a mettere anche l'acqua, che le renderà un pochino più leggere. Adesso andiamo ad aggiungere un goccino di olio, come vi dicevo, e anche un pizzichino di sale. Uno, due, tre e quattro. Mettiamo anche un po' di curcuma, che dona sempre il colore giallo un po' più appetitoso, e poi fa benissimo, quindi la mettiamo sempre. Allora facciamo assorbire bene l'olio e appena vedremo che in sospensione non ci sono più le goccioline, possiamo mettere la nostra pastella in frigo. Possiamo quindi iniziare con le nostre crepe. Il composto è stato in frigo e si è rappreso già un pochino. Li mettiamo sulla padella. Questa è una padella antiaderente abbastanza buona, quindi non ho bisogno di mettere olio e altre cose per evitare di far appiccicare la crepe. Allora prendiamo un bel mestolo di impasto e lo andiamo a mettere dentro la padella. Ricordate che l'impasto deve essere abbastanza liquido, non devono essere dei pancake, quindi se lo troviamo un pochino troppo duro potete anche aggiungere un altro goccino d'acqua, che si deve proprio sfumare bene sulla padella, altrimenti poi la crepe viene un pochino troppo spessa. Le nostre crepe sono pronte, io qui ne ho soltanto alcune perché le altre le ho già utilizzate, ci ho fatto un'altra ricetta, i cannelloni con gli spinaci, magari vi metto il link qui. Allora, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Prima di salutarvi volevo dire che queste crepe sono adatte sia nella versione dolce che quella salata, quindi potete farcirle con dei funghi, un po' di spinaci come ho fatto io oggi, oppure semplicemente con, non so, un pochino di crema al cioccolato. Noi abbiamo nel canale la ricetta per una crema al cioccolato, una simil Nutella fatta in casa, molto buona e anche molto semplice, anche veloce. E magari anche con un pochino d'arancia si possono fare caramellate in un padellino con un pochino di zucchero, quindi fare una sorta di crepe Suzette molto buone. E niente, io spero che vi sia piaciuto, un bacio e alla prossima!